la prima marca che mi ha scaldato dopo 40 anni di fiere che vado a vedere. Sì, per la sua tipologia. Center console, walk around, sono da 20 anni che le cerco di me, no, sono solo mercato americano, solo perché mi sono sempre detto di dire solo mercato americano. Forse la stiamo capendo anche noi. Togliersi per le manovre. Dai, figlio,
Vabbè. Che chiude per il momento, non c'è più buono. Come vedete abbiamo l'esposizione tutta la gamma dei prodotti e al lavoro. Siamo veramente, veramente fieri, la stampa, l'ottica da tenerli, di tutti gli altri e la vostra presenza. Volevo solo dire che non più di 6 anni fa Christian si è presentato con Rosario Alcaro, il costruttore, con uno schizzo. Lo schizzo era semplicemente una tua rovescia, segno distintivo del design della serie GT, della serie T di Invictus. Oggi questa prua rovescia e queste barche hanno segnato nel mondo della nautica una linea, un nuovo prodotto, un qualcosa che esprime veramente qualcosa di diverso e di cui i possessori ne sono fieri. Grazie a loro e grazie a voi. Grazie tante anche da parte mia, sono molto orgoglioso di potermi, come dire, pregiare del fatto che dopo 5 anni dal lancio dell'imbarcazione 280 GT, sempre qui, sempre con Bocelli di sottofondo, ci troviamo oggi con un prodotto che ha sicuramente qualcosa di importante da dire al mercato, il mercato ce lo sta riconoscendo. E siamo oggi un marchio riconosciuto. Ricordo le prime fiere quando, camminando fra gli stand, la gente si fermava chiedendosi: ma cos'è questa Invictus? Invece oggi nei corridoi sento gente che dice: andiamo a vedere Invictus. Questo è un significato importante che ci fa capire quanto abbiamo fatto in questi poco tempo, e soprattutto la più grande soddisfazione è essere riconoscibili, dare un giocattolo agli armatori di cui potersi, come dire, vantare, o comunque che possa rappresentare loro stessi data l'unicità, e questa è un po' la mia missione. Quindi grazie, sono molto orgoglioso fra l'altro che possiate vedere la 460, che è l'ammiraglia di Invictus, la barca lanciata in anteprima mondiale al Salone di Genova qualche giorno fa e che ha peraltro vinto il Design Innovation Award per le sue linee, e quindi mi farà molto piacere che la possiate apprezzare. Non ultimo, due note, diciamo, di stile. Io in questa barca ho cercato di raccordare forse la summa di tutti quelli che sono stati i percorsi evolutivi del progetto Invictus, che si sintetizza con una forma estremamente pulita, una forma che vuole in un certo qual modo essere elegante e sportiva allo stesso tempo, una forma che quindi non rinnega certi segni di marinità e di eleganza per lasciare il passo all'eccesso di quella cosiddetta aggressività, ma comunque mantiene quella audacia necessaria per poter esprimere al meglio il suo carattere. Vi auguro una buona serata, vi ringrazio molto, molto per essere qua presenti con me.